these nuts. Yo, bella raga, sono Dark e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come potete vedere, siamo qui nel Minecraft Ita. Guardate. Cosa faremo oggi? Come avrete letto dal titolo, potremmo finalmente costruire la nostra amatissima casa. Ma come? Cioè, dove? Soprattutto dove qui in cima? Cadrò tantissime volte in questo episodio, quindi ci sarà da divertirsi proprio. E innanzitutto ci tenevo a ringraziarvi per tutti i consigli che mi avete dato. Raga, sono stati davvero tantissimi. E non è vero, non lo so, perché sto registrando l'episodio scorso, l'ho registrato prima, mentre adesso sto facendo quello nuovo. Per questo ho detto che dal 25esimo episodio comincerò a mettere tutti i consigli e così via, dato che in questo episodio qui non mi servono consigli, no? E poi sto preparando tutto, perché quando vedrete questo video qui mi sa che starò per partire. Per dove? Raga, seguitemi, lo scoprirete. Un viaggio lungo aspetta per Dark. Ok, allora, come farò la mia casa? Chiaramente, raga, lo sapete già come la farò. Il legno, perché voi dite: Dark, non fare il legno, basta fare la roba in legno. Tu fai tutto in legno, il legno e vetro. E ogni tanto anche un po' di cobblestone. Però, Dark, basta. Invece, a me piace sinceramente il legno, perché è così luminoso, trasmette quel calore che non lo so, cioè, Allora no, comunque raga, a parte tutto, lasciate un mi piace se non l'avete ancora fatto, cerchiamo di superare ogni record esistente. Quindi sì, dai, no raga, se vi va lasciate un mi piace che mi aiutate davvero tantissimo, condividete il video. E la casa, io direi di non farla tanto grande, perché un giorno qua sarà pieno di case, sarà pieno. Attenzione, lo sto per dire. Esatto, Darko sta per dire. Penso di essere il primo youtuber che fa questa cosa, quindi sono lieto di presentarvi il nuovo progetto di Dark. Praticamente questa qui è la nostra piattaforma, no? È bella tutta sospesa in aria, poi un giorno sarà anche sospesa sotto, cioè diventerà una città, una metropoli voglio che diventi. Poi un giorno, perché no? Adesso ricordatevi queste parole, perché io mi sa che me lo scorderò di sicuro. E questo, cioè voi ora mi servite tantissimo, perché voi non so come fate, vi ricordate tutto. E quindi raga, segnatevelo bene, perché un giorno, se questo posto diventerà abbastanza grande, magari lo trasformeremo in un mondo in LAN e ci potrete entrare anche voi. Cioè vi immaginate, facciamo tipo, non so, gli Hunger Games da quanti si può giocare? Ditemelo voi, secondo me in 100, adesso forse sto dicendo una stronzata, ma tipo un server da 100 sarebbe possibile? Cioè, immaginatevi un server da 100 aperto e voi vi fate la vostra roba, così via. Magari si bloccheremo poi questa struttura, che sarà solo da vedere. Però immaginatevi registrare Minecraft Ita online, cioè, deve essere stupendo. E quindi segnatevelo, raga, perché forse sarò anche il primo youtuber se un giorno avrò la connessione adatta, riusciremo a costruire tante cose. Quindi, oltre ai consigli, mi piace, raga, il supporto che mi serve davvero tanto. E in più, ascoltate, perché anche questa cosa qui mi sa che sarò il primo. Avete presente la mia casa, no? La mia casa me la faccio come mi pare a me, perché sì, magari ascolto i vostri consigli, ma è la mia testa che fabbrica, diciamo, tutte le costruzioni, no? Dato che questa casa qui, cioè questo posto qui un giorno diventerà enorme, e voi, dato che voi, anche voi avete Minecraft, adesso vi propongo una cosa. Io a fine di questo episodio qui vi farò vedere come sarà comunque diventata più o meno la mia casa. Non so se la riuscirò a finire, perché ho davvero tante cose da fare, poi perché fra un po' comunque devo partire. Però voi, alla fine, entrate su Minecraft alla fine di questo episodio e costruitevi la vostra casa. Raga, non troppo grande, perché poi la dovrò riprodurre. Quella più bella, come farmela avere? Intanto su come farmela avere, prima di tutto, penso, fatemi delle foto, boh, magari una compilation di foto, di dettagli, me la fate e poi dopo me li pubblicate su Instagram, così dopo io mi taggate, raga, dovete taggarmi, non citarmi in un commento, perché poi io non vi trovo più. Se mi taggate, e adesso penso sappiate come si fa, posso vederle, no? Mi fate vedere ogni dettaglio, la casa che ho più semplice, cioè non lo so, quella che più mi ispira, fatele abbastanza strane, raga, non gigantesche, il giusto, cioè fatele grosse il giusto, anche tipo grosse per farvi, cioè anche grosse così per dirvi, cioè chiaramente poi non grosse, avete capito, comunque non troppo giganti, perché anche la mia non sarà grossissima, è una casa semplice, no? La più bella la riprodurrò in questa serie del Minecraft Ita, no? Voi cosa ne dite? Quindi cominciamo subito, raga. Allora, io direi di fare il nostro perimetro, il nostro primo perimetro. Allora, la nostra casa dovrà essere un qualcosa di non troppo grande. Facciamo un 7x7, dai, a me piace il 7. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Purtroppo bisogna andare di qui, raga. Come potete vedere non è grandissima come casa, poi la faccio pure storta per variare un pochino, no? Perché sennò viene sempre tutto uguale la roba. Ok, così la nostra casa è davvero strana. Se prima era forse strana, ora è davvero strana. Anzi, è il limite dello strano la nostra casa.
Però da qua quanti blocchi abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ok, ora è pari. Sì, ci faccio solo una porta, dato che per ora potrei fare sì, solo una porta. Ci farò, la metteremo lì. Come entrata mettiamo tutto il legno proprio old style, cioè una cosa davvero old style. Perfetto, la nostra porta sarà così. Io di qua direi di metterci vetro, perché sapete com'è, il vetro ci sta, il vetro sta bene dappertutto. Ho fatto solo una struttura abnorme, guardate, cioè per chi mi segue da poco, ho fatto solo, aspettate che scendo tanto, ci metto due secondi, perché raga, ogni giorno ci sono iscritti nuovi, voi non lo sapete, ma vi facciamo vedere cosa abbiamo fatto noi, perché diranno, oh, Dark non ha fatto un cazzo, ha solo creato una struttura tutta in vetro, no? Che voi poi non dite, evviva l'immaginazione, infatti io ne avevo molta per pensarmi tutta una struttura in vetro. Già ne avevo molta quando, per chi mi segue da un bel po', saprà anche che in una vecchia serie di Minecraft feci una piramide al contrario, dove ogni, non mi ricordo quanti iscritti, forse 1000, aggiungevo un piano. Una piramide al contrario, in legno tra l'altro, perché voi vedete le piramidi in sabbia, no? Oppure, cioè, le piramidi sono fatte in legno per dare, tutto in legno per dare. Cioè raga, sono così hostile che ormai sono addirittura un caso perso. Allora, perfetto. Io direi poi magari un giorno di allargarla anche un pochino. Facciamo una cosa, sta qua, ci facciamo pure la zona per eccesso, oppure non lo so, facciamo, boh, aspettate allora, adesso ci pensiamo, Dark, cosa facciamo, prima fai e poi dopo di, quindi facciamo una cosa così, una rampa tipo per suicidarsi, che sì, diciamo che sarà il nostro balcone più che una rampa per suicidarsi, lo voglio fare tutto in vetro, tipo una cosa del genere, che poi si amplia. Allora abbiamo 2, 3. Così potremo osservare un giorno, raga, il nostro impero. Guardate adesso com'è, perché un giorno sarà tutto diverso. Avete capito? Un giorno sarà tutto diverso. Lo dice Dark. Oppure sarà uguale, non lo so. Dipende se voglio fare il naturalista o quello l'industriale che distrugge tutto. Ci devo pensare. Voi cosa dite? Cosa dite che sia meglio? Perfetto, mi manca il vetro, incredibile. Dove l'ho messo il vetro? Dark, dove l'avrà messo il vetro? L'ha messo giù nella caverna degli iscritti. Allora vado a prendere, raga, faccio un salto. Per fortuna abbiamo la fontana che, cioè, è perfetta, stupenda, a me piace un botto. Way, shoo, bomber. Invece il vetro non c'è qui nella caverna degli iscritti. Allora dove l'ho infilato? Ditemi magari, raga, nei commenti se vi piace comunque come idea la cosa del un giorno metterlo là in questo mondo e crearlo pian piano tutti insieme. Cioè, vi immaginate 100 di voi che cominciano a costruire, poi pian piano, magari forse nel 2000, spariamola, 18, esisteranno i server da 1000 persone, 2000, cioè entriamo tutti e madosca, raga, i divertimenti ci facciamo. Ci serviranno delle postazioni per ospitare tutti che madosca faranno paura, però magari perché no, fra un po' avremo qualcosa. Ma raga, io il vetro ce l'avevo, ve lo giuro che ce l'avevo, ma dove l'ho messo? Vabbè, per cause tecniche ora il vetro non c'è, non so neanche io dov'è, forse su, sapete che lo, Dio boh raga, se l'ho messo su, no, è finita, cioè, mi incazzo da solo, sono messo su. A vedere, Dark, dov'è che l'hai messo? L'hai messo per caso nelle casse? Non dirmelo mica, perché sennò è la fine. Qua no. Allora dove cazzo è finito? Pure dicevo, dove sta? Boh, sarà ben finito da qualche parte. Ma pensate che io perdo la roba, ma sono un lavoro incredibile. Io riesco a perdere tutto. Vorrei fare un bel tappetino con scritto welcome, ma non si può evidentemente. Io direi di farci le pedane a pressione, dato che qua non c'è il rischio che ne vengano su degli zombie. Poi, oh, adesso l'ho detto e verrà sul finimondo, però in teoria non dovrebbe succedere niente di male. Qua avremo il nostro balcone che è ancora da finire, le torce. Si possono mettere sul vetro? Ok, io arrivo dopo 10 anni, perfetto. Allora io direi di fare dei tipo distanziali, no? Con questa roba. Adesso, raga, sto facendo qualcosa di strano, perché la mia casa deve essere strana. Perché se è normale non mi piace. Se è strana magari sì, mi potrebbe piacere un pochino. Però se è normale no. Qua delle due ci passiamo, però non lo so sinceramente se tenerlo. Vabbè, adesso lo lascio, poi vedrò. Adesso fai un lavoro così. Dark, mi stai andando da Dio. Cioè, non bene, da Dio. Dato che a noi della privacy non ce ne fotte un cazzo. Cioè, proprio zero. La privacy manco so cosa sia. Adesso ci facciamo un altro piano simile che vi faccio subito vedere. La casa sarà solo ad un piano, perché sì, cioè fondamentalmente perché sì proprio. Ok, sono caduto, perfetto. Dovrà essere così. Ok, a doppio o triplo strato, raga, non lo so. Facciamo uno a doppio e quello dietro, sì, avete, anzi non avete capito niente, però adesso mi faccio capire io. Voglio fare una cosa simile a quella del mob spawner, dato che mi affascina apparecchio la roba così, non so per quale motivo, però a me piace. Il balcone, raga, sarà fighissimo, puoi andare qui un giorno. Chiaramente qua penso lo chiuderò in un modo abbastanza figo. Ora sì che mi diverto, perché devo mettere tutto preciso, no? Io con la precisione non ci vado per niente d'accordo, perché
sono un lavoro incredibile. E direi, ora che abbiamo il vetro, di sistemare comunque il tutto, no? Voi cosa dite? Io direi di sì. È abbastanza piccolo, lo so, perché non voglio fare qualcosa di abnorme, come ho già detto, che a me poi non dispiace. Allora, qua cosa abbiamo? La cobblestone, perché l'ho tolta? Non mi ricordo, però vabbè. Allora, togliamo il blocco da qua e in teoria anche da qua, sì. Che poi sarebbe la seconda striscia. In quell'altro nella seconda striscia ci ho sciati, quindi facciamo, lasciamolo mo. Che poi non ha senso questo tetto, cioè se piove entra l'acqua. Però per fortuna, raga, voi non lo sapete, ma in Minecraft quando piove, piove sempre dritto, cioè non piove mai storto. E non esiste il vento in Minecraft, no? E quindi è come il Molise il vento in Minecraft, no? Quindi possiamo pure stare tranquilli, non pioverà mai dentro. E per finire in bellezza chiudiamo tutto col vetro. Potrei lasciare aperto, direte. No, non si può lasciare aperto perché sì, non pioverà storto in Minecraft, però piove comunque, cioè non è che sta secco tutto l'anno e quindi la volta che poi piove mi entra l'acqua in casa, che siamo poi sempre in Minecraft, mi verrebbe da dire sti cazzi, no? Però cerchiamo di renderlo un po' realistico sto gioco, ma... Ok, raga, adesso mi devo solo fare una porta e qualche staccionata per chiudere il tutto, quindi... Ok, raga, adesso ci facciamo delle staccionate perché voglio chiudere il tutto per renderlo un po' più sicuro, perché io penso che il più delle volte potrei cadere, cioè poi senza problemi, perché... Non so perché io a cadere ci metto proprio 2 secondi, cioè giusto 2 secondi. Finalmente, dopo 30 episodi, abbiamo una nostra casa dove dormire. Dove dormire, cioè, wow, il divano è abbastanza, oddio, il divano è abbastanza strano, devo dire la verità. Comunque la cesta non c'è problema, possiamo metterla pure qua tranquillamente. Quindi appoggiamo un attimo tutto, da qua raga, facciamo tutto manuale. E da qua intanto ci sarà tutto, però dovrei chiuderlo, non so come, se devo essere sincero, In teoria, vabbè. Già da qua non dovrei cadere. No, invece si cade come. Ditemi voi se mettere le protezioni oppure no. Delle due starò attento, così è abbastanza figo da vedere. E quindi nulla, raga, come potete vedere sta qui la casa, sta pure per venire notte. Faremo anche la prima dormita. Sto registrando storto, incredibile. Lasciate sotto un mi piace per supportare la serie. Mi raccomando, fate anche voi la casa. Poi fatemi vedere tutti i dettagli su Instagram. La più bella la costruirò in questa serie principale, raga. Adesso andiamo subito a letto, così settiamo lo spawn in questa casa strana. Sì, più o meno. Ecco qui anche giorno, grazie finito ancora per avermi seguito fin qui. Come sempre ci vediamo prossimamente con un prossimo video. E nulla, da Dark è tutto, bella.